Benvenuti allora in questo spazio dedicato ad OK Summer. Tra l'altro la sigla di oggi è quella di Jovanotti, che raddoppierà, perché non si ferma il suo tour negli stadi, che ancora deve terminare, ma ha già, insomma, deciso di fare anche i palazzetti quest'autunno. Quindi chissà che non torneremo anche noi di OKRadio.it. Benvenuti, buongiorno, buonasera, insomma, quello che vi pare, buon pomeriggio, buon mare se siete al mare, buona città se siete in città. Buonasera DJ Ste. Buonasera. Alla parte tecnica. Oggi stai facendo il pienone di radio, eh? Mi sa di sì, ti stai anche un po' sbizzarrendo con la tua musica. Che però va bene, ci sta, insomma, è molto estiva. Per cui sai che l'estate è anche un po' revival. Sì. O tormentoni stupidi, cioè canzoni stupide. Ecco, per cui rientri esattamente in tutte e due, caro il mio No, sto scherzando, ovviamente. Grazie, sei sempre gentile. Lo so. Dicevo, oggi si parla di cose serie, caro il mio DJ. Allora, prima di tutto io mando un abbraccio fortissimo e anche un po' di invidia a tutti coloro che sono ad Imola, che stanno aspettando, esatto, di vedere lo spettacolo degli SDC di questa sera. Guarda, non sono invidioso. Secondo, tu dove eri 9 anni fa? A quest'ora? Nove anni fa era nel 2000... No, Era il 9 luglio 2006, ti dice niente? Ah, beh, cavolo, era il fermento. Non ci stavo più dentro. Esatto, quindi insomma ci piace anche ricordare. Io che sono una non tifosa, però insomma mi fa piacere ricordare con voi anche la nostra vittoria ai mondiali. Però parliamo di cose serie e sempre d'Italia si parla. In un modo un po' più... Dicevo prima, ridiamo per non piangere, perché veramente sono quelle notizie assurde e nonsense che ogni tanto arrivano. Allora. Quindi. Ridiamo per non piangere. Esatto, si parla di leggi, si parla di politica, sì. Si parla di leggi. C'è un testo di un decreto legge che è stato, pensa, già approvato alla Camera, sì. Ed è attualmente in discussione al Senato. Cosa prevede? Prevede una stretta, insomma, un po' un cambio di rotta per quanto riguarda la liberalizzazione. Sono arrugginita. Degli orari dei negozi e 12 chiusure l'anno. Ok? Per tutti i negozi. Perché? Perché, insomma, lo vediamo, no? Qualsiasi festività, qualsiasi domenica, insomma, non esiste. Per i centri commerciali sono sempre aperti. Perché? Perché erano stati liberalizzati qualche anno fa e quindi i grandi magazzini avevano iniziato a fare un po' di concorrenza sleale, tra virgolette, se di slealtà si può parlare, perché a quel punto i piccoli negozietti sono stati ancora più bastonati, insomma, anche da questa decisione, perché i grandi magazzini in realtà rimangono aperti sempre. A Pasquetta volete fare la grigliata? Nessun problema, lunedì mattina è aperto anche il vostro centro commerciale di fiducia. Quindi c'è da dire che, poi ti dico, da una che è stata anche lavoratrice, sì. Insomma, all'interno di uno di questi centri commerciali. Infatti è fallito? No, non è vero. Insomma, è devo dire molto stressante, perché non esistono, certo, veramente festività che esatto. Tengano e si lavora veramente veramente tanto. Non voglio aprire il capitolo del si lavora troppo, si lavora poco, vi lamentate. No, assolutamente. Certo che uno almeno il Natale vorrebbe farlo a casa. Certo, dai. Tutto lì, insomma, questo è quanto. Per cui, di per sé, questo decreto legge può, insomma, aiutare. Ci si può non trovare d'accordo, ma ci si può anche trovare d'accordo. Dov'è la cosa stupida? È il fatto che forse si tratta di una svista, e questo lo speriamo. Cosa dice? L'articolo 1 del disegno legge indica una serie di attività che sono escluse da questo, ovviamente, decreto di legge. Quindi si parla di ristorante, si parla di bar, si parla di cinema, insomma, mercatini. Tutte quelle attività che in realtà, proprio sotto le feste, danno il massimo e sono servizi che rimangono aperti, anche perché chiudono magari in altri momenti invece un po' meno adatti alla loro attività. Beh, in tutte queste attività non viene contemplata la parte dedicata al commercio elettronico e quindi all'e-commerce. E quindi, in teoria, se tu sei un negozio, ma sei un negozio digitale italiano, dovresti in un certo senso spegnere il tuo e-commerce per 12 giornate l'anno nelle festività programmate. Cioè spegnere l'e-commerce, anche perché è risaputo, uno durante le feste poi no, non spende nulla,
comodamente seduto sul suo divano a casa col computer, e quindi si parla di acquisti online. Ci sembra un pochino fuori luogo, via, mettiamola così. Anche perché si parla comunque di una, insomma, di un settore che nel nostro paese ancora non è ai livelli di altri, sta facendo un pochino fatica a decollare, però piano piano ci stiamo arrivando. E tra l'altro si rischierebbe anche di avere una sorta di, come posso dire, di penalizzare quelle che sono le imprese italiane. Ovviamente stiamo parlando sempre di imprese online. Perché? Perché questo è un decreto nazionale, quindi in giornate, vi faccio due grandi esempi perché sono i più conosciuti senza fare pubblicità a nessuno. Uno come Yux, che è un e-commerce italiano, verrebbe penalizzato perché dovrebbe chiudere 12 giorni all'anno, e quindi i clienti si riverserebbero tutti, per esempio, su Amazon. Sì. Giusto per capirci, no? Per cui verresti penalizzato, anche perché in tutto il resto del mondo non esiste. Quello che vogliamo dire è che speriamo seriamente che si tratti di una svista, insomma, che non siano stati inseriti proprio perché non sono stati presi in considerazione, proprio perché nella testa di chi ovviamente ha stilato questo decreto legge già lo sa che è impensabile chiudere un e-commerce per 12 giorni l'anno. Questo è quello che stiamo sperando. Ma noi siamo sicuri che sarà così. Volevamo solo riportarvi la notizia, giusto per dovere di cronaca, ma sappiamo che sarà così. In ogni caso speriamo, insomma, che ci sia un cambio di rotta anche su questa, una rettifica. Soprattutto è stata approvata alla Camera ed è in discussione al Senato. Quindi vuol dire che nessuno all'interno della Camera o non l'hanno letta. Ma secondo me no. O hanno pensato, no, non conoscono, che può essere. Sì. Oppure hanno pensato che per loro poteva andare bene così. Non lo so, insomma, non voglio indagare oltre. Speriamo, insomma, un domani di darvi una notizia un po' diversa per quanto riguarda anche queste attività. Soprattutto per chi, come noi, ci lavora anche con gli e-commerce. Quindi mi sembra il minimo. DJ Ste, grazie. Io grazie vado via un po' amareggiata, un po'... Vai. Così, un po'. Un po', va bene. La frase finisce lì. Che vuoi, anche che ti finisca la frase, no, ci mancherebbe. Grazie a te per essere stato con noi, grazie a tutti voi. Noi ci risentiamo domani, ovviamente, sempre con OK Summer. Mi raccomando, però, rimanete insieme a noi per la bellissima selezione musicale di OKRadio.it, della quale la prima canzone l'ho scelta io. Per dire.